tutti, stavamo pensando mentre siamo in viaggio che questo è il sesto giorno di 5, perché sappiamo tutti cosa è successo il quinto giorno: una brutta foratura, copertone della Tesla Model S, di quelli facilmente reperibili, 245-35 a raggio 21, chissà di ruote, mi ha già capito, chi non lo sa, sappiate che ce n'erano 8 in tutta Italia. La giornata di venerdì chiaramente è stata stravolta dai problemi pratici che abbiamo superato come siamo in grado di fare in Enerroad, però oggi avevamo da mantenere delle promesse. Ciao Bruno. Benvenuti. Ciao. Grazie. Siamo pronti? Saliamo? E andiamo. Grazie. Siamo appena partiti con Alessandro e Giovanni, abbiamo lasciato un sedile vuoto, l'abbiamo fatto volutamente nel rispetto di Antonio che stamattina purtroppo per altri impegni non è potuto essere presente. Siamo in compagnia di Terabio, chiaramente parliamo però di una società della quale le persone normalmente non hanno idea del lavoro che voi facciate, per cui la mia domanda è semplice e banale: che cos'è Terabio? Cosa fa Terabio? Terabio si occupa appunto di trovare i modi per far consumare meno un'azienda e per farle pagare meno la corrente dal prodotto. In questo fattore si ottiene un risparmio energetico. Con Terabio abbiamo iniziato questo progetto circa un anno e mezzo fa, comprando e utilizzando tutti quei sistemi che permettono una forte riduzione del consumo energetico, che ci permettono di essere non soltanto competitivi nel mercato di riferimento, ma anche e soprattutto attenti al sistema e all'ambiente in cui operiamo. Io credo che la nostra azienda abbia davvero questa qualità rispetto a qualche competitor sul mercato, perché noi ci crediamo nell'efficienza energetica. L'efficienza energetica si fa sui numeri, guardiamo i numeri e cerchiamo di dare il maggior risparmio economico e non solo ai nostri clienti. Insomma, noi abbiamo questo spirito. Chiaramente capirete tutti quanti perché vi abbiamo scelto come partner. È vero che a voi avete scelto Enerroad come trampolino e ci fa enormemente piacere. Chiaramente voi sono i due casi eclatanti della nostra scelta. Siete voi nell'ottimizzazione di quello che è il risparmio energetico e il nostro altro main sponsor che è Energia, anche loro. Chiaramente con 4 pagine di codice etico prima di parlare di quanto costa la corrente. Partner che ci ha ricaricato durante tutta la sfida, la nostra Tesla ha viaggiato grazie all'energia mentale, allo stimolo e all'energia anche elettrica di Eie Energie. Siamo in compagnia di Mauro Montaldo e voglio che lui stesso presenti il progetto Eie Energie, perché io sinceramente quando approccio un discorso di energia e vedo che le vostre prime 4 pagine parlano di etica e non di vendita, rimango sconcertato. Noi, il nostro ragionamento qui in Sardegna è un po' particolare, siamo anche forse l'unica società del mercato libero a non essere centralizzata dal punto di vista nazionale, ma essere interessata solo ed esclusivamente alla regione Sardegna. Teniamo a quello che è il nostro popolo. Io sono sardo, sono di Cagliari, ci piace lavorare in Sardegna con veramente col nostro popolo, con le persone a me vicine. In più cerchiamo di portare le tecnologie migliori nella nostra regione. Qui adesso veramente siamo su una macchina splendida, veramente incredibile. Infatti chiedo scusa, magari sbaglierò qualcosa, ma veramente c'è un'emozione incredibile a stare su questa macchina. Per noi di Energia è fondamentale poter seguire insieme Uncinetto questo progetto, è veramente fondamentale. E all'interno di una regione che comunque deve essere molto attenta su quello che è anche l'inquinamento, giustamente, questa macchina è
è il futuro, assolutamente. Quindi per noi è fondamentale poter essere a fianco di Cinete in questo percorso, poter aiutare su quelle che sono le necessità di base, ovvero comunque la realizzazione e la gestione appunto delle torrette per la ricarica di questo tipologia di macchine. È fondamentale, la Sardegna necessita di questa innovazione tecnologica, necessita di arrivare ormai nel futuro, perché qui ormai siamo veramente nel futuro. Abbiamo provato con un'accelerazione, questa è una macchina da corsa con un motore elettrico, cioè veramente un qualcosa di... Esatto. Di... È sconcertante, lo sappiamo. Sconcertante, veramente. Siamo abituati, siamo cresciuti con l'idea del motore a combustione, col motore endotermico, siamo cresciuti con l'idea del pieno di benzina quando stiamo finendo la benzina. Assolutamente. Voi siete i maghi e gli esperti del settore energetico, sapete benissimo che la benzina ha un potere che viene dissipato in calore e non arriva totalmente alle ruote, arriva solo per il 44%, la corrente di energia in questa macchina arriva al 100%. Una cosa su tutte, chiaramente, rimane indelebile nelle road 2016. La Sardegna non è pronta. Vorremmo semplicemente che la nostra regione in primis, a prescindere dalle abitudini nazionali, a prescindere da quello che potrebbero pensare i nostri vicini, si dotasse di infrastruttura, incentivasse il turismo sostenibile, preservasse la nostra bella isola, aiutasse a generare, cogenerare, mantenere la corrente e usarla per la mobilità. È un processo che noi abbiamo voluto creare con Enel Road 2016, è un processo che vaglieremo anno per anno, perché siamo convinti che la mobilità elettrica, la mobilità sostenibile siano l'unica strada. Ci vediamo nel 2017, ciao dalla crew di Enel Road.